Io sono Andrea Bende della WIPO di Casoli. Cioè io prima l'ho visto attraverso Rubi, il sindaco, abbiamo lavorato tutti quanti per questo successo e vorrei essere breve perché ho ascoltato, è giusto anche l'intervento del ragazzo di fondazione, non si misteri la verità, perché comunque è uno schifo che si deve dare questo agio all'autocalzo di fare il bello e il cattivo tempo. Io sono uno che abita al sesto piano, sì, se gente faccio una lamentela, non me ne va. Tengo un osservatore che fa schifo, perché mi guasta la visuale. Denuncialo tu. Consumo corrente non finite. D'estate là, bruna lenta proprio. Allora, diciamo la verità. Dobbiamo migliorarci. È l'impegno mio, io non ero convinto, diciamo, di votare 4 sì, oggi ne sono convinto, per un semplice motivo, anche dal sesto piano. Quando c'è stato il terremoto dell'Aquila, sono stato svegliato da un uomo insopportato, da un armadio che mi stava cascando sul letto. Mia moglie, Andrea, ma che succede? Il terremoto. Pensi per mano mia moglie, disse addio. Allora sto parlando, poi mi sono salvato, che ho continuato a dormire, ma per dire che cosa? È un territorio ballerino il nostro. Nemmeno che si dice a Francia, a Germania, siamo circondati, sì, ma siamo circondati da 3.000 chilometri, poi 100 chilometri. Allora oggi io si è convinto come sto convincendo le persone a votare 4 sì sull'ufficio sindacale. Questo è il mio apporto che volevo dare e comunque con il mio eletto sindaco noi diciamo che ci dobbiamo migliorare su tutte le cose, perché anche se per la questione del mondo nessuno vuole fare nulla, diciamo la verità, la storia ha bisogno di una rinascita, ha bisogno di legalità, quello che non abbiamo a caso. Allora, che significa la gente?
non perdono il sindaco, ma siamo a dire al sindaco, senza il popolo non si può governare la società, non ci sono soluzioni a nessun problema di questa città, e sono tanti i problemi di questa città. Noi sindaco, non vogliamo ancora, e quindi vogliamo arrivarci a governare questa città, vogliamo arrivarci a risolvere i problemi di questa città. Questo è un po' di sottolineare, quindi ci aspettiamo da te, insieme al contatto, veramente ci avere dei segnali di speranza. Dovremmo parlare non di contatti di questa città, ma di vivere con passione questa città, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale. È una città in giro, che è un dormitorio, una città dormitorio. Dobbiamo vivere con le vicende di questa città e vivere una vita più a misura del popolo. Attraverso l'onestà e attraverso la stabilità dei cittadini. Stasera sindaco, noi abbiamo all'inizio fatto una parola sui quattro presidi referendari. Ognuno ha trattato il lavoro per il suo campo, la collega Giuliano ha trattato un po' il problema del presidio dell'acqua. Mariano ha parlato, o Lucio ha parlato di leggi e della Costituzione e delle leggi di impedimento. Il collega Gianni Bianco ha parlato del nucleare. Quindi abbiamo affrontato e abbiamo detto ad ogni cittadina, non è che ci siamo entusiasmati con la campagna elettorale amministrativa, tutti quanti ci siamo portati nei testi elettorali a votare, adesso con il referendum non sarà male, sono fatti che non ci appartengono, li sentiamo lontani, non è vero, li sentiamo quanto proprio vicino, accanto a noi, insieme a noi. Quindi tutti quanti abbiamo invitato, tutti quanti, ecco, si facciano promotore e sensibilizzatori, ecco, di noi, i singoli cittadini di questa città, perché dobbiamo dare il nostro apporto a raggiungere il futuro, possiamo dare quattro città. Nel frattempo ci sono state delle domande, fatto a te, non è detto con presente, ma queste ultime domande io penso che al di là delle risposte che può dare il sindaco, ma al di là delle risposte che hanno, noi ci aspettiamo dei segnali veramente concreti. Io passo la parola a te.